Bene, benvenuti cari amici del vlog della bandiera. Bene, eccoci, scusate, eccoci qua di nuovo per parlare di novità. Come novità intendo anche novità del blog, dal momento che si chiamerà Winblog e sarà diviso in giorni. Naturalmente questo sarà il primo giorno. Cominciamo parlando di qualche news. Partiamo da Test Driver, dai. Come molti conosceranno, il gioco di macchine Test Driver ha aggiunto la versione 2, anche se ancora in fase di sviluppo. L'uscita ufficiale è verso il primo trimestre del 2011, si presume, per quanto per le poche informazioni che Atari ha rilasciato. E molto probabilmente la beta, invece, a breve verrà rilasciata, ma non si sa ancora precisamente quando. E naturalmente mi sono adesso, non so se mi ha autologgato, sì, mi sono già registrato nella lista di beta tester, per modo magari da riuscire a ricevere la versione beta per farla vedere anteprima. Ok, naturalmente andiamo un attimo nella galleria e voglio far vedere qualche immagine. Naturalmente c'hanno nuove macchine, definizione nettamente superiore. Insomma, un ottimo gioco, sta diventando sempre migliore. E per quanto riguarda, c'hanno delle esclusive, naturalmente. Poi ho preso vedere se andiamo su un video random. Non conferenze, ma ecco, Living, magari Living for Life, uno di questi. Ecco qua. Togliamo l'audio, andiamo a vedere solo la parte video. Atari, vabbè, in presentazione di Atari. Andiamo avanti, in modo da poter vedere la qualità del gioco. Potete vedere la qualità video, nonostante questo sia un trailer, è decisamente alta. Volevo farvi vedere anche le macchine, ma non so, eccole qua, volevo vedere nuove macchine, qualità nettamente superiore, non so se riuscirete a vederle correttamente, spero di sì. Comunque basta andare su www.testdriverunlimited2.com/videos, niente di che. Ok, naturalmente vedete effetti pioggia e molto altro. Ok, adesso voglio parlare invece di un servizio che si chiama FileMix. Questo servizio ci permette di convertire qualsiasi tipo di formato, ad esempio da DOC, DOCX, LVP, MediaWiki e molti altri formati, forse anche immagini. A noi basta uploadare un file, in questo caso uploadiamo magari un file in GIF. Ok, clicchiamo su Continue, clicchiamo, allora questi sono i più popolari, proprio qui c'è anche More, ad esempio noi vogliamo fare da GIF a JPEG, clicchiamo JPEG, ecco lui ci processare il file, ci creerà e poi eccolo qua. Qua troveremo il download con il file convertito. Purtroppo la qualità l'ha persa perché era proprio fatta male la GIF, quindi non è che ha perso il file mix, era già così la GIF, per un mio errore. Infatti dopo l'ho riesportata. Ok, adesso voglio parlare di Firefox naturalmente 4, beta 4. È stato rilasciato. Mi scusa per il ritardo, ma ho avuto un po' di problemi in generale a partire da hard disk esterni che facevano i finti bruciati e poi arrivare fino al computer che ho dovuto formattare 3 volte. Ok, stavo dicendo, è stato rilasciato Firefox 4 beta 5, eccolo qua. Potete notare in tutto il suo splendore, sempre col menu, devo dire, è stato risistemato in quanto questa parte qua non era presente. E poi è stata aggiunta la modalità panorama. Adesso vi apro un po' di siti per farvelo vedere. Ad esempio abbiamo Yahoo Italia, abbiamo anche Libero, libe.it, apriamo Wikipedia, PD, ok, apriamo Wikipedia, poi andiamo ad aprire YouTube, tanto per avere un po' di siti pronti all'utilizzo. E andiamo ad aprire, cosa andiamo ad aprire? Andiamo ad aprire Altervista. Ok, ecco qua, abbiamo i nostri siti. Allora, noi cliccando, andiamo ad esempio su Google e poi clicchiamo Panorama. Ecco qua, a parte il video di presentazione di come organizzare, che adesso noi andiamo a chiuderlo, dal momento che l'ho già visto, so già praticamente come funziona. Quindi troveremo le nostre tab, adesso andiamo un attimo a ridurre, creiamo. C'è un tuo niente, c'è un notificato, c'è un nuovo sondaggio. Ok, noi possiamo ad esempio separare i tre, anche motori, i tre motori di ricerca da magari gli altri siti. Ecco qua, possiamo
possiamo allargarli, stringerli. Ok, poi qua abbiamo Google, Yahoo, quindi cliccando magari su Google ci si apre Google, però ci si aprono sopra solo le tab di quel gruppo in particolare. Possiamo anche dargli un nome, motori di ricerca, per esempio. E qua magari facciamo un'ipotesi, adesso mi si è aperto Wikipedia. Servizi, vabbè, adesso non so da specificare il nome. Scusate. Ok, non capisco perché mi serve Wikipedia. Ok, poi se andando a stringere eccessivamente la tab, come potete vedere, lui ci va a unificare tutte le tab e cliccando sopra ci apre. Questa si può aggiungere una scheda alla tab. Facciamo in questo caso cliccando qui, attendiamo un attimo il caricamento. Come potete vedere, ci ho aggiunto un'altra scheda alla tab. Almeno così le chiamano loro. Cliccando invece su questo, ci aprirà il dettaglio di tutte le tab, tutte le schede praticamente, scusate, presenti nel gruppo. Ok. Quindi possiamo allora più grandi le mettiamo e naturalmente più grandi saranno le anteprime. Purtroppo le anteprime sono un po' lente a caricarsi, ma piano piano si caricheranno. Se le vado a spostare, sperando che nel frattempo si carichino. Ecco qua, spostate. Ecco, vedi già libero, si è caricato. YouTube pure, altre viste ancora, però no. Wikipedia. Sì. Ok, quasi pronto, ok. E abbiamo raggruppato di nuovo tutto, abbiamo ricreato il gruppo principale. Andiamo qua, ho detto. Ok, andiamo a chiudere. Poi se vi volevo parlare anche di un altro programma. Vediamo se si chiama di Skype. Ecco qua. Skype. Volevo parlarvi in particolare non della 4, la 4.2 mi sembra che sia la versione stabile al momento presente. Adesso ve lo dirò con certezza. Windows. Sì, la 4.2, ma bensì della 5 beta. Perché della 5 beta? Perché devo dire che ho notato un sostanziale cambio, eccolo qua, comunque della maggior parte. Poi quando fate una chiamata, se faccio l'ipotesi, chiamo, vedete, è stata strutturata in maniera molto diversa. Adesso vado a chiudere la chiamata. Poi quando una chiamata viene interrotta vi fa: la chiamata è durata tot minuti e verrà ridotta, verrà, ecco, scusa, ecco come stavo dicendo. Poi vedete, c'è tutti i dettagli del vostro account, tutto. Allora, rieccoci tornati a noi, scusate la piccola interruzione, ma purtroppo Ryder mi ha richiamato, va bene. E potevamo notare le ultime news, esempio i nick degli altri, cioè i nick e i commenti personali degli altri che sono stati cambiati. Vabbè, profilo, le mie informazioni. Vabbè, possiamo vedere anche solo i commenti, l'intero profilo, il profilo pubblico. Possiamo naturalmente modificarlo. Ecco, è un orario del mio computer, se comunque ci metti più, ma vedete, se vado a modificare l'orario, perché mi sono accorto che era errato. Questa volta succede quando si cambia versione di Skype, ma non è che influisce molto quando tanto c'è quell'orario del mio computer, tanto è quello, sempre quello lì. Ok, e vado a salvare tutti i cambiamenti. Clicchiamo sull'intero profilo e dovrebbe essere stato modificato. Infatti mi ha sballato, vabbè, dopo sistemo. Come sempre in tutte le altre versioni possiamo chiamare naturalmente i telefoni fissi. C'è una chiamata gratuita. Quando lo installate vi fa una chiamata gratuita, potete fare. Oppure naturalmente dovete acquistare credito Skype. Ok. Potete vedere comunque l'interfaccia è stata cambiata. Non ci sono proprio grandissimi cambiamenti, l'altra funzionalità è quella, a parte le videochiamate fino a 4 persone, piccoli cambiamenti di questa tipologia. Ok, per oggi è tutto, un saluto da Portatelli TKB e dal Winblog.